La crisi causata dal coronavirus ha portato molti paesi ad adottare misure drastiche di allontanamento sociale. Nel mio lavoro con Jean-Noël Barrot di HEC Paris e il mio collega Basil Grassi della Bocconi, abbiamo stimato l'impatto negativo del coronavirus sul PIL di diversi paesi europei. Abbiamo iniziato calcolando il numero di impiegati che non può lavorare a causa delle misure di allontanamento sociale e lo abbiamo fatto per ogni settore dell'economia. Abbiamo individuato tre canali tramite i quali le misure fin d'ora prese possono limitare l'impiego dei lavoratori. Innanzitutto, diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di chiudere alcuni settori non essenziali dell'economia. Questo è il caso, ad esempio, di bar e ristoranti. In secondo luogo, i paesi hanno deciso di chiudere le scuole, quindi la nostra analisi tiene conto che alcune persone non lavorano per accudire i figli. Infine, diversi paesi hanno messo in atto il confinamento, come l'Italia e la Francia, il che significa che alcune persone non possono più raggiungere il posto di lavoro. Per identificare tali lavoratori, assumiamo che in caso di confinamento assoluto, solo i lavoratori che utilizzano un computer connesso a internet possono continuare a lavorare da casa. Per questo, usiamo i dati provenienti dalle indagini della Comunità Europea sull'uso dei computer da parte dei lavoratori in ogni settore e paese. Troviamo differenze importanti tra i paesi. Per esempio, in Italia il 50% dei lavoratori usa un computer, mentre in altri paesi come Norvegia o Danimarca il dato è superiore al 70%. Nella seconda parte dell'analisi, utilizziamo un modello di reti di produzione per stimare l'effetto complessivo di questo shock dell'offerta di lavoro sull'economia per diversi paesi. Per l'Italia, ad esempio, stimiamo che 6 settimane di distanziamento sociale portano a un calo del PIL annuale del 6,6%. In seguito, applichiamo il nostro modello per stimare anche l'impatto dello shock in ogni settore. I risultati mostrano grande eterogeneità. In particolare, è interessante notare che tra i settori che soffrono di più troviamo quelli situati a monte della filiera di produzione, come quello dell'acqua e rifiuti. Infine, il nostro modello ci consente di informare la politica sui potenziali benefici della rimozione delle misure di allontanamento sociale per alcune fasce di età o settori. Le nostre stime indicano che il beneficio pro capite dell'annullamento del confinamento non varia tanto tra età, ma molto tra settori.